Buongiorno a tutti, la parola al Presidente del Comune della Bella. Quindi piena consapevolezza da parte del sindaco e del suo
di prima evidenza che ci viene a portare l'informativo del magistrato già investito dalla vicenda. Perché parlo di questo nuovo assenso, questo nuovo sotto il profilo dell'elemento intenzionale? Riteniamo che non si possa più parlare di una vita, è dragonale, ma per superare questa di lavoro. Infine dichiariamo come coalizione valutando per il comune che non riconosceremo come appartenente alla nostra coalizione i consiglieri della surrogata e che il nostro capo gruppo che è pure del nostro ente del consigliere comunale Giovanni Castaldo per protesta per il grave atto che vi accingete a votare dichiariamo che non parteciperemo al voto e quindi abbandoniamo l'aula. Grazie. Non sapevo che sarebbe la classe di magistratura, informa il Consiglio Comunale che sottoscritto non ha ricevuto alcun avviso di garanzia in data odierna. Il falso è l'ex consigliere comunale Scarica perché al momento noteremo la sua decadenza, quindi la falsità appartiene ad altri. Ma questo documento sicuramente sarà investito immediatamente dalla procura, perché molto probabilmente, siccome ci sarà qualcuno che lavora nella procura della Repubblica e fa la tappa e da spia ai consiglieri comunali, al gruppo di opposizione di questa comunità, questa è una cosa estremamente grave e prego la stampa di riportare le mie affermazioni perché è una cosa inaudita. Il sindaco di Pietra Balestra e il consigliere Natale in data odierna non hanno ricevuto alcun avviso di garanzia e se l'opposizione è a conoscenza di alcune notizie è una gravità assoluta e inaudita ed è questo il paese in cui viviamo oggi nel 2003. È una cosa vergognosa. Questa opposizione non ha fatto altro in questi anni che lavorare contro la crescita di questa comunità. Questo è lo spettacolo che danno, questa è la vergogna che loro rappresentano e rappresenteranno sempre in questa comunità. Pertanto io chiedo al segretario comunale di mandare il documento presentato dal consigliere Scalina alla magistratura e alla prefettura, in quanto ci sono notizie che vengono riservate a una certa componente politica e pertanto io chiedo immediatamente l'invio con denuncia ed esposto conseguenziale. Pertanto io metto ai voti immediatamente il punto 1 all'ordine del giorno. Pronuncia di decadenza dei signori Scalina De Loro e Petrano Vito dalla carica di consiglieri comunali per incompatibilità ex articolo 63 decreto legislativo 267/2000. Chi è favorevole? Unanimità. Si vota per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Il punto è approvato. Punto 2 all'ordine del giorno, decadenza consiglieri comunali, surroga con consiglieri, stessa lista. Essendo decaduti i due consiglieri comunali, Scalera e Vetrano, la legge permette ai, in questo caso ai primi due non eletti della stessa lista di prendere posto in consiglio comunale in quanto primi dei non eletti. In questo caso parliamo dei signori Marinelli Vito e Paolone Mariangela. La consigliera può prendere posto in consiglio comunale perché come è accaduto già nel primo consiglio dobbiamo convalidare l'elezione dei consiglieri e quindi verificare le eventuali incompatibilità dei nuovi consiglieri comunali. Pertanto gli stessi hanno consegnato al Comune di Malagenello le loro dichiarazioni e anche per diciamo, un consigliere, per il consigliere Vito Marinelli vi è la stessa situazione avendo delle liti con il Comune di Malagenello e quindi anche per il consigliere Vito Marinelli ci saranno i tempi previsti per legge
per le eventuali osservazioni, in quanto anche egli è firmatario dei due ricorsi presso il commissario degli usi civici, sia per quanto riguarda le aree demaniali della contrada Martellotta, sia per quanto riguarda le aree demaniali di RFI. Pertanto sussistono i tempi per porre rimedio. Adotteremo le votazioni separate, quindi si voterà prima per il consigliere Vito Marlenti e poi per il consigliere Mariangela Pallone. Se ci sono interventi, la parola al consigliere Pallone. Grazie Presidente. In merito alla mia nomina di consigliere comunale, pervenuta in questi giorni, ritengo sia necessario mettere agli atti una dichiarazione scritta circa la circostanza che hanno provocato la mia elezione. Nel precisare il mio senso di appartenenza al centro-sinistra e nella fattispecie alla lista Ragionevole del Comune, confermo il mio impegno morale a continuare il mio percorso politico come esponente dell'opposizione, nel rappresentare appunto l'intero elettorato della nostra lista. Una lista che mi ha visto prima come candidata, raccogliendo consensi che ritengo fortemente positivi. E se non ci fossero stati gli spareggioni, forse il risultato avrebbe avuto dei contenuti ancora più importanti per me stessa. Ma nel rispetto delle regole ho accettato il risultato elettorale, mettendomi subito al lavoro, invitando l'intero centro-sinistra a fare non solo una partenza del loro risultato elettorale, ma soprattutto il ridisegnare l'intera organizzazione dirigenziale attraverso un sistema altamente democratico, quale appunto un congresso locale, aperto a tutti i cittadini che si rivedono nel centro-sinistra. Ora il mio ruolo di consigliere si chiama ad una maggiore impegno ad aiutare la nostra coalizione a meglio, rappresentare le istanze dei cittadini tutti, alla tutela dei diritti di tutti i singoli, al rispetto delle pari opportunità. A tal proposito, nel ricordare a tutti noi della lista per la zona del Comune, che ci siamo sempre dichiarati e riconosciuti come 11 sindaci, vorrei esprimere la mia solidarietà a Vito Letrame e Pedro Scalera, ritenendo che il percorso giuridico faccia il suo iter e che la realtà venga premiata, rassicurando comunque tutti che rappresenterò l'opposizione con lealtà e determinazione. E mentre mi accingo a ricoprire il mio ruolo di consigliere con entusiasmo, con lo stesso entusiasmo tornerò ad occuparmi solo di politica, qualora la giustizia amministrativa annulli l'incompatibilità dei consiglieri di età e scalina, lasciando a loro il ruolo istituzionale. Concludo augurando a tutti voi un percorso di lavoro istituzionale teso a raggiungere un livello di confronto reale e corretto nel rispetto dei ruoli e delle rappresentanze politiche. Grazie. Grazie consigliere. Allora, prima di passare alle votazioni singole dei due consiglieri per convalidare la loro elezione, l'invito che faccio al consigliere comunale Paolo e Mariangela è lo stesso che rivolgo nel primo consiglio comunale ai consiglieri di opposizione. Invito che purtroppo non è stato accolto e spero che l'invito che rivolgo a lei è quello di collaborare per la crescita di questa comunità. Il Consiglio Comunale si è ridotto a 11 persone, significa che il lavoro da svolgere è tanto e c'è bisogno da parte di tutti di poter davvero lavorare con le proprie responsabilità e attraverso i ruoli che il popolo di Pallagianello ha voluto demandare con le elezioni del maggio
per Gasevich, quindi io davvero l'invito che rivolgo è quello che è un grande spirito di sacrificio e di servizio, possiamo davvero collaborare in questo alto consesso cittadino per far sì che la crescita culturale, sociale e economica della nostra comunità possa davvero prendere il volo così come abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, dando lustro a Palagiamento. Pertanto io in questo momento metterei ai voti la convalida del consigliere comunale Vito Marinelli, soltanto che prima di questo devo cedere la parola all'assessore Bonacci. Grazie sindaco. Innanzitutto vorrei fare gli auguri di buon lavoro al consigliere Emanuele. Naturalmente ci troviamo di fronte a questa giornata di oggi, che mentre il consigliere Emanuele si rivede di gruppo di opposizione di centro-sinistra, un secondo prima di lì è stato dichiarato che non vi riconosceranno quali appartenenti alla coalizione dalla Giamella per il Comune. Quindi questa concorrenza politica è una cosa molto forte, proprio questi 11 sindaci hanno avuto vita brevissima, appena quasi 2 mesi di tempo, e già non vi riconoscete più, questa è una cosa grave, specie da chi doveva chiamarsi capo dell'opposizione, invece di unire i vita. Non è così che si fa la politica, voglio ribadire il lavoro, il buon lavoro al Consiglio Comunale. Qualcuno deve capire che la campagna elettorale ha il suo tempo, inizio alla fine, adesso c'è il tempo del lavoro, il lavoro che deve far sì che questa comunità continui a crescere. È finita la campagna elettorale, adesso ognuno ha il proprio ruolo che deve svolgere correttamente il Consiglio Comunale. Grazie e auguri ancora il buon lavoro. Sì, la parola al consigliere Daniele. Doveroso intervenire in questo Consiglio Comunale per portare un saluto alla mia consigliere Pavone, affinché essa dia a questo Paese, a questo Consiglio, con senso di responsabilità, con senso di partecipazione, rispettando comunque i ruoli che ognuno di noi occupa in Consiglio Comunale. Noi, come parlo a nome mio personale, ma credo anche a nome dell'attuale capogruppo dell'intera maggioranza, noi dobbiamo continuare sul percorso che è stato preso già da 5 anni addietro. Abbiamo lavorato con senso di trasparenza e legalità, abbiamo fatto tutto quello che era previsto nel programma elettorale, ci sono ancora grossi interventi e altri interventi da buttare a terra. Lo spirito di questa nuova legislatura, lo spirito con cui questa maggioranza si accinge nel proseguo di questi 5 anni e la continuità di quella già avviata tempo fa. Ma questa continuità deve essere anche avvallata, il ruolo che ognuno di noi occupa è quello di dare, ove è possibile, un aiuto a questa maggioranza, anche dei banchi dell'opposizione, un aiuto se è possibile. Se lo spirito è quello del confronto, se lo spirito è quello della partecipazione, dobbiamo fare in tutti i modi che questo Paese continua a uscire dai vecchi metodi di fare la politica. Stiamo nel 2010, 2020, il tempo passa, la mentalità cambia, i giovani sono all'avanguardia, possono dare anche un senso di lavoro, un contributo ancora maggiore per questo Paese. Quindi usciamo da quei gusci in cui
ancora oggi tentano di bloccare le iniziative, le proposte che la maggioranza ha fatto. Non entro in merito. La vecchia opposizione ha fatto di tutto, il consigliere Pavone, no? Ha fatto di tutto per bloccare questa bella piazza Giovanni Paolo II che è sotto gli occhi di tutti. Quando, e mi ricordo i cittadini, quando la coscienza è pulita, la coscienza del sindaco, dell'esecutivo, la coscienza delle maggioranze che continua a dare quel grosso contributo a questa comunità è pulita, non abbiamo niente a che temere. Questa è l'accusa più bella di questi uomini, di questo Consiglio Comunale. Ed ecco perché mi sono permesso di intervenire. Intervenire dicendo che insieme, tutti insieme, a prescindere dai ruoli che ognuno di noi occupa nel Consiglio, cerchiamo di dare il massimo affinché questo Paese, che oggi è già una bandoniera per il lavoro già fatto, continui ad esserlo più trasparente, più bello, non solo a livello provinciale, ma anche ai livelli regionali e nazionali. Questo è l'augurio che io do a me stesso, do ai consiglieri della maggioranza e do anche ai consiglieri dell'opposizione, se intravedono in questo spirito, in questo senso, il modo di portare avanti una linea politica che è di crescita per il bene di questa comunità. Grazie. Grazie consigliere. Allora il gruppo Antonio. Grazie Presidente, ecco innanzitutto l'accoglie con un benvenuto qui a questa Consiglio Comunale, consigliere Pavone Italiana, anche per tracciare la linea di continuità di quel percorso già avviato negli scorsi 5 anni. Ho ascoltato con attenzione l'esposizione di cui hai presentato il tuo intervento, sottolineando soprattutto oltre i ritorni con i quali hai espresso in alcuni punti la tua rabbia, come si dice in questi termini, che nei contenuti di cui un punto l'ha sollevato l'assessore Borracci, ma parlare anche di giuri, le competenze queste avvengono, però la legalità che apprendiamo, anche perché noi abbiamo sin da subito voluto tracciare una linea guida quale è quella della legalità, affinché questa maggioranza, così come si è sempre comportata nei 5 anni scorsi, ha intrapreso un percorso di trasparenza, di legalità e di efficienza, onde evitare questi equivoci, questi elementi che poi ci portano nel tempo a dover dire e spiegare quali sono le motivazioni per cui bisogna abbandonare anche l'altro. Quindi perciò noi vogliamo continuare su questa linea guida, vogliamo che l'opposizione sia un braccio di collaborazione e non di ostruzionismo e né tanto meno di perdere tempo, ma qualcosa che sia manca con quella della programmazione affinché quello che è il soggetto determinante per cui noi vogliamo sia anche da parte vostra condiviso, perché alla fin fine quello che conta è la crescita della nostra comunità. Quindi perciò è mio dubbio che la buona collaborazione insieme alla maggioranza. Grazie. Grazie. Allora, dobbiamo mettere in votazione la convalida del consigliere Vito Martelli, che è favorevole alla convalida dell'elezione di Vito Marinelli, un consigliere Pavone, che è contrario, 7 contrari. Si vota per la convalida del consigliere Mariano Giampaolo, che è favorevole, unanimità. Ora votiamo per l'intero deliberato, si procede alla surroga che ha effetto immediato dei due consiglieri comunali di Vitrano e Scalina Gregorio, e si convalida alla carica del consigliere comunale Mariano Giampaolo e naturalmente si quello del consigliere Vito Vetrano. Successivamente lo voteremo per immediata stabilità dell'atto. Chi è favorevole per il punto all'ordine del giorno? 7 favorevoli. Chi è contrario?
Nessun contrario, chi si astiene? Nessun assenuto. Quindi magari non siete mai partecipato? No, stavo leggendo per Marinelli. No, è tutto l'altro, è tutto l'altro. Quindi favorevole. Allora, si vota per rimediare la presentabilità, chi è favorevole? Una volta. Il punto è approvato. Punto 3 all'ordine del giorno. Attività di accertamento tributario di importo minimo, la parola all'assessore Gasparri. Grazie. Si tratta appunto di una delibera proposta dagli uffici con la quale siamo chiamati a fare una scelta di normalità nei rapporti con i cittadini, perché appunto si tratta di stabilire come previsto dal regolamento comunale approvato nel 2011 un importo minimo al di sotto del quale non bisogna procedere agli accertamenti tasso con i tributi minori. Quindi si tratta di un adeguamento che vede appunto per gli anni dal 2008 in cui l'attività di accertamento non vedrà recapitare, non permetterà agli uffici di far recapitare presso le abitazioni dei cittadini atti di accertamento al di sotto dell'importo minimo di 12 euro. Tutti coloro i quali sono nella situazione debitoria inferiore a questi importi appunto verranno annullati o meglio non saranno proprio emessi atti di accertamento. Grazie. Grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metterei in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Attività di accertamento tributario di importo minimo, chi è favorevole? Unanimità. Si vota per l'immediata esecutività della proposta, chi è favorevole? Unanimità. Il punto è approvato, i lavori sono conclusi, buona giornata. Grazie.